Anche tu fai parte di quel gruppo di persone come me che non si ricorda le conversioni del sistema metrico decimale? Quante libbre sono un chilogrammo? O quante miglia sono un chilometro? Bene, allora guarda questo video perché la calcolatrice Sharp ti viene in soccorso. Calcolare le conversioni è molto semplice, basta attivare il tasto CONV. Essendo scritto in arancione, lo attivi con il tasto seconda funzione in arancione. Facciamo un tipico esempio. Se vuoi comprarti un televisore di 50 pollici, sai a quanti centimetri corrisponde? Ebbene, un televisore di 50 pollici vuol dire che ha una larghezza di 111 cm e un'altezza di 62. Di conseguenza puoi calcolarti la diagonale di questo televisore che è all'incirca di 127 centimetri. Le misure che ti ho messo sono generiche e un po' approssimate, per cui non prenderle come precise precise, ma più o meno l'ordine di grandezza è questo. Allora scrivo il numero 50, che sono i pollici del mio televisore, e attivo il tasto CONV selezionando seconda funzione. Sul display mi appare seconda funzione e schiaccio il tasto CONV. A questo punto ho una lista di opzioni e se mi sposto con le frecce posso vedere fino a dove arrivo, ovvero fino al numero 44, ma quello che mi interessa è proprio la prima opzione, 01, in quanto voglio trasformare i pollici, il cui simbolo è in centimetri. Per farlo mi basterà schiacciare 01. Sul display compare quello che la calcolatrice andrà a fare, ovvero trasformare 50 pollici in centimetri. Se schiaccio uguale, il numero è 127, corrisponde proprio alla diagonale del televisore che ti ho mostrato prima. Adesso proviamo a vedere un altro esempio, ovvero a quante libbre corrispondono un chilogrammo. Potrei fartelo vedere ricominciando tutto da capo, ma sfrutto già il display che ho qua davanti. Torno indietro con le frecce, posizionandomi appena dopo il 50, che vado a cancellare con questo tasto del e lo sostituisco con il numero 1. Adesso la conversione che mi serve è la numero 16. Se non la ricordi, ovviamente puoi tornare alla schermata precedente oppure guardare lo schema del foglio di istruzione. Mi sposto con la freccia destra, cancello 01 e metto 16. Se adesso do uguale, ecco che un chilogrammo corrisponde a circa 2,2 libbre. Posso ovviamente fare anche il contrario, ovvero convertire una libra in un chilogrammo. Questa volta la conversione è la numero 15. Cancello solo l'ultima cifra, do uguale ed ecco che una libra corrisponde a circa 450 grammi. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale e seguimi per altre opzioni della calcolatrice Sharp.